Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come costruire un drone FPV freestyle di fascia alta. Ho pensato a questa build selezionando le componenti migliori presenti sul mercato, ma se volete cambiare qualcosa potete tranquillamente farlo, la fase di costruzione rimane sempre uguale. Se questa è la vostra prima build, ho già realizzato un tutorial su tutti gli strumenti che servono per costruire un drone FPV, come saldatore, stagno, termorestringenti e così via. Vi lascio il link in descrizione. Per iniziare facciamo una panoramica di tutte le componenti che utilizzerò nel corso del video, molte delle quali sono state recensite qui sul canale. Sempre in descrizione vi lascio tutti i link sia per acquistarle che alle relative recensioni. Come telaio ho scelto il mainframe di Rock, che è robusto, solido e affidabile, adatto sia per chi inizia sia per chi ha già una buona esperienza. Per quanto riguarda esche e flight controller userò lo stack Ziz Racing, abbiamo esche da 60A e flight controller F7, quanto di meglio si può trovare al momento sul mercato. Per quanto riguarda i motori ho scelto degli ottimi IMAX RS2 2306 da 2400 kW, quindi da binare a batterie 4S. La scelta dei motori è molto ampia, quindi potete usare il modello che preferite. Se volete fare una build a 6S potete tranquillamente farlo, in quanto tutta la componentistica che ho selezionato funziona senza problemi con batterie a 6 celle. Come videocamera userò una Rankin Phoenix, a mio parere una delle migliori. Di recente è uscita la seconda versione, che migliora ulteriormente l'ottima qualità della prima versione che ho io. La videotrasmittente che userò è una Tramp HV, ottima VTX dal segnale pulito e buona potenza. Come antenna userò una Foxeer Pagoda Pro, ho già avuto modo di usarla su un altro drone e sono rimasto molto colpito sia dalla qualità del segnale che dalla sua robustezza. Per me queste sono le antenne con il miglior rapporto qualità-prezzo che possiamo trovare. Una componente molto importante e spesso trascurata dai principianti sono i battery strap, evitate assolutamente quelli economici. Io ho preso questa confezione da 5 della RJX Hobby, per il nostro drone ce ne servono solo 2, ma averne un paio di scorta non guasta mai. Ho realizzato anche un tutorial di approfondimento su come fissare le batterie al drone, per maggiori info vi lascio il link in descrizione. Un'altra componente che trovo molto utile è un buzzer autoalimentato, uno di questi non dovrebbe mancare in nessun drone. Per concludere la ricevente, in questo video userò una TBS Nano RX. La scelta della ricevente varia in base alla vostra radio o al modulo che avete. Per riceventi FR Sky ho già realizzato un tutorial sui collegamenti da fare nella Ziz F7. Perfetto, possiamo iniziare. Partiamo assemblando il frame. Il procedimento è molto semplice e veloce, ma se avete qualche dubbio potete vedere la mia recensione, dove spiego passo passo come montarlo. Per ora lasciamo da parte la top plate e le stampe interne, mentre se avete i paramotori potete iniziare a metterli. A questo punto possiamo sistemare gli ESC nel telaio, ma andiamo subito incontro ad un problema. Usando gli standoff dello stack e le viti del frame, gli ESC scendono troppo in basso e i condensatori toccano i dadi a pressione. Questo non va assolutamente bene, quindi dobbiamo cercare un modo alternativo per collegare i 4 in 1. Io di solito uso viti da 30 mm abbinate a rondelle in nylon, l'ideale sarebbe usare quelle svasate, ma se avete quelle con testa tonda vanno bene lo stesso, basta aggiungere una rondella e mettere in metallo per non rovinare il foro svasato. In descrizione vi lascio il link sia alle viti che alle rondelle. Come vedete ora gli ESC sono sistemati bene. Adesso è venuto il momento di prestagnare i pad degli ESC. In questa fase bisogna fare attenzione in quanto i pad da prestagnare sono molti e se li facciamo tutti in una volta rischiamo di surriscaldare eccessivamente la scheda. Quindi prestagniamo la prima fila e facciamo raffreddare gli ESC. Dopo saldiamo la seconda fila e aspettiamo di nuovo che si siano raffreddati. Per finire presaldiamo i pad per il cavo di potenza. Per quanto riguarda il cavo di potenza lo sistemiamo in questo verso, saldando il negativo sopra e il positivo sotto. In questo modo il cavo farà una piega verso l'alto e sarà più semplice collegare la batteria.
Ora saldiamo il condensatore sul fondo della scheda. Ricordiamoci di rispettare la polarità. Questa striscia con il meno rappresenta il polo negativo, quindi lo saldiamo in questo modo. Ci siamo, XT60 e condensatore montati. Ora mettiamo i motori, li fissiamo ai braccetti con le viti da 4 mm che ci vengono fornite in dotazione. Se avete i paramotori, assicuratevi che la vite scenda fino al carbonio. Adesso blocco i cavi, io uso del nastro isolante, ma ci sono svariati modi per farlo. Potete usare dei wrist wire, una fascetta o del proteggicavo in nylon. A questo punto taglio i cavi motore a misura per gli ESC. Attenzione a non tagliarli troppo corti perché altrimenti è un problema. Quindi prestagno i cavi e li saldo sui 4 in 1. Dopo aver saldato i cavi motore, non dimentichiamoci di rimuovere il flussante residuo con alcol e spazzolino. A questo punto aggiungo il flight controller allo stack. Tra le due schede metto una rondella in nylon da 3 mm su ogni vite. Ora è venuto il momento di collegare il ricevente, VTX e videocamera al flight controller. Partiamo con la videotrasmittente, per prima cosa la fissiamo nel supporto in TPU, bloccandola con fascetta e biadesivo. Ora prepariamo il connettore della VTX, rimuovendo i fili verde e arancione perché non ci servono. A questo punto taglio i fili a misura per collegarli nella sezione VTX del flight controller. Come vedete ho collegato il cavo alimentazione nel pad VTX, il cavo terra nel GND, il cavo segnale nel video out e il cavo telemetria nel V3TX. Per fornire la tensione diretta della batteria alla tramp ho ponticellato questi due pad. Adesso è venuto il momento della videocamera FPV, per iniziare la fissiamo ai supporti, io utilizzo il foro centrale. Ora preparo il connettore, ho rimosso il cavo blu relativo al lettore di tensione perché questa caratteristica non serve, in quanto la tensione viene visualizzata direttamente nell'USD di Betaflight. Ho tagliato i cavi a misura e saldato alimentazione sul 5V, terra sul GND e segnale sul cammin. Se avete preso la Phoenix 2 dovete collegare solo questi tre cavi, in quanto la seconda versione non dispone di connessione seriale, mentre se avete il primo modello dovete collegare il cavo verde e quello arancione in questo modo. Visto che la mia videocamera ha una connessione seriale, ponticello questi pad di questa serie. Concludiamo la build collegandola al ricevente. Purtroppo il cavo dell'antenna è troppo corto, quindi non posso saldarla con i pin. Questo non è un problema, in quanto userò i fili che vengono forniti in dotazione e li salderò nei rispettivi pad. Ora saldo la ricevente facendo queste piccole estensioni con i fili, rispettando la sequenza che avrei avuto se l'avessi collegata con i pin. Per non farla muovere l'ho fissata col biadesivo al flight controller. Prima di collegare la batteria verifichiamo se ci sono eventuali corti tra i vari positivi e negativi. XT60 ok. VTX ok. Ricevente ok. Videocamera ok. Perfetto, il nostro drone da freestyle è pronto, non rimane che mettere la top plate, i battery strap e collegare l'antenna della VTX. A questo punto ho bloccato con delle fascette l'Immortal T ed il buzzer autoalimentato.
L'ultimo passaggio è trovare un sistema per fissare la batteria al frame. Ho fatto un tutorial molto completo dove illustro tutte le possibilità che abbiamo. Io uso il velcro, ma ci sono tanti metodi altrettanto validi. Li trovate tutti illustrati nel video che vi lascio in descrizione. Ok, anche il velcro è sistemato. Io vi suggerisco di ritagliare un pezzettino in prossimità delle viti in modo da poter togliere la top plate senza troppi problemi. Ora che il drone è pronto, possiamo vedere quanto pesa. Molto bene, siamo a poco più di 392 grammi. Se aggiungiamo eliche e batterie, arriviamo a 583,2 grammi. Con l'action camera il peso è di 675 grammi circa, che comunque non è poco. Sicuramente l'ampio uso di stampe 3D incide sul peso finale, ed è per questo motivo che su una build del genere suggerisco di mettere dei motori di fascia alta. Questo per compensare il peso maggiore con motori che riescono ad avere una buona spinta e mantenere il drone scattante. C'è da dire che le stampe 3D, oltre ad aggiungere peso, rendono più difficile rovinare il frame. Per concludere vorrei fare qualche considerazione su questo drone. Assemblarlo è stato molto semplice, merito soprattutto dello stack ZIZ e del frame, che offre buone soluzioni per sistemare VTX e antenne. L'unica cosa che non mi è piaciuta tanto è che ho dovuto prendere delle viti extra per fissare le schede, in quanto con le viti originali del frame e dello stack non si riusciva a sistemarle. Un'altra cosa che si poteva sistemare meglio era il condensatore. Sarebbe stato meglio fissarlo sul fondo del frame e collegarlo con dei fili agli ESC. Magari in un secondo momento vedrò di metterlo in questo modo, tutto sommato anche così va bene. Peccato anche non essere riuscito a sistemare la ricevente nel suo alloggio predefinito. Se volete sistemarla lì, mettete in conto di prendere un Immortal T con il filo più lungo. Ora non rimane che collegare il drone su Betaflight per configurarlo, ma questo lo vedremo nel prossimo video, per ora è tutto. Se vi è piaciuto il video quindi lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.